certezza parte il suo libro e verso quale viaggio ci accompagna? Certezza nessuna, parte dai dubbi e dalla consapevolezza che sono i dubbi l'essenza di una democrazia, della sua imperfezione e della sua bellezza. Questo libro è scritto per un inguaribile amore verso la democrazia oggi in crisi, oggi raccontata peggio di quello che è, oggi calpestata da una retorica che tende al superamento della democrazia con le sue imperfezioni, con le sue mediazioni, con le sue sintesi, in nome di un'idea di democrazia perfetta orizzontale che porterebbe, diciamo, i cittadini a una partecipazione diretta e un primato della piazza, quando invece sappiamo che dietro il primato della piazza c'è sempre il dominio di pochi sui molti. E la storia ce lo insegna e anche questa volta lo scopriremo. Questo libro è scritto per in qualche modo far nascere nei giovani e anche nei cittadini di oggi e di domani la consapevolezza che la democrazia, con tutti i suoi limiti, con tutte le sue imperfezioni, è lo strumento migliore che abbiamo per garantire il rispetto della persona umana e la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica. L'epoca del dirittismo è così. Quando è nata? C'è un evento, secondo lei, che ha dato il via a quest'epoca? No, non c'è un evento, c'è una cultura dei diritti animata dalle migliori intenzioni che però ha prodotto un effetto paradossale, opposto a quello che si voleva ottenere. Per cui le distorsioni del capitalismo si sono coniugate per esempio con l'ansia libertaria del 68, producendo un effetto, diciamo, di tradurre i diritti in consumo. E questo, anziché migliorare la vita degli individui, l'ha peggiorata. Il dirittismo in Italia, l'emblema del dirittismo è il debito pubblico. Che cos'è il debito pubblico se non un furto generazionale dei padri a danno dei figli, l'ipoteca sulla possibilità delle generazioni future di programmare il futuro così come hanno fatto i genitori? E a questo comportamento, diciamo, scellerato della classe dirigente corrisponde poi un atteggiamento dirittista fatto di pretese anche da parte dell'opinione pubblica, perché la politica, anziché insegnare che la democrazia è anche adempimento di doveri, ha insegnato solo il contrario, ha promesso solo il contrario, salvo poi non riuscire a mantenere ciò che ha promesso. E quindi i cittadini si sono convinti che devono avere dalla politica, senza dare nulla alla democrazia. E questa è la causa della condizione di degrado in cui ci troviamo oggi. Possibile uscirne? No, possibilissimo uscirne, bisogna avere fiducia, però bisogna recuperare una pedagogia civile che insegni ai cittadini di domani a rimisurarsi con la relazione, il senso dell'alterità e della sintesi a cui solo la democrazia ci può portare con tutte le sue imperfezioni, nel rispetto evidentemente delle diversità, dei punti di vista diversi, ma dobbiamo far convergere verso una sintesi e rifuggire dalle semplificazioni con cui oggi si racconta la vita pubblica. Semplificazione a cui sono abituati purtroppo i ragazzi con i quali lei parlerà questa mattina, ragazzi che sono sempre più omologati, vogliono essere tutti uguali. Ma questo pensavo, l'adolescenza è uno spazio di semplificazione e di radicalizzazione del pensiero, è naturale, il conflitto padri-figli nasce da questa convinzione che i padri vedono la realtà grigia per come è grigia, i figli la vedono bianco e nera. Ecco, in questa congiuntura paradossalmente i padri sono più ragazzi dei figli, perché per la prima volta, secondo me, negli ultimi 50 anni c'è un radicalismo degli adulti che supera quello dei figli. Quindi io ho fiducia anche che le nuove generazioni possano, diciamo, insegnare ai padri a relazionarsi, a comprendere, a mediare in maniera migliore di quanto oggi i padri sappiano fare. Ovviamente noi dobbiamo offrire degli strumenti, questo libro è un tentativo umilissimo di raccontare l'amore per la democrazia e la necessità che essa sia coltivata a beneficio delle generazioni che verranno. Chi parte? Partiamo da... Sì, vai. Le polemiche sul viadotto Gatto sembrano non terminare mai. Sì, ho letto una nota ieri del consigliere, dell'avvocato Cammarota, in merito al problema che abbiamo registrato. Molto probabilmente io credo che effettivamente Cammarota non sa di che cosa stiamo parlando, perché credo che non abbia avuto mai l'opportunità di forse mettere il piede all'interno del porto. Sì, siamo in una fase avanzata per quanto riguarda questo primo lotto che completeremo nel giro di qualche settimana per dare l'opportunità anche quindi poi alla verità, all'attività di balneazione di prendere a pieno ritmo per la stagione estiva. È un intervento che dà proprio il senso di quello che sarà l'intervento che sarà esteso su tutto il litorale di Salerno, cioè a partire appunto dal fiume Picentino fino ad arrivare al lungomare di Salerno. È un'opera che garantirà e darà l'opportunità di un rilancio enorme per quanto riguarda il settore turistico nella nostra città. Un'opera che era attesa da tanto tempo.
Sì, anche perché sono stati più step, abbiamo avuto la necessità in primo momento di mettere in sicurezza con le dighe che sono state realizzate qualche tempo fa. Oggi ci troviamo nella fase in cui con l'apporto della sabbia viene integrato il sistema di sicurezza, perché risponde anche questo a un sistema di sicurezza, ma nel contempo dà un'opportunità di rilancio molto molto importante. E gli altri tre lotti, i tempi quali saranno? Siamo nella fase di validazione della progettazione definitiva, che sono state portate avanti all'interno dell'opportunità che la Regione ci ha dato con il fondo rotativo, cioè le risorse per progettare. Siamo nella fase della redazione esecutiva. Conclusa la fase esecutiva, avremo poi, attraverso i fondi regionali, le risorse per completare l'intervento su tutto il litorale di Salerno. Dopo l'estate, insomma. Sicuramente i tempi sono più lunghi, ma questo ci serve anche per capire un po' se il sistema, come entra in esercizio, quali sono le risposte. Da quelle che sono i primi dati, sono assolutamente positivi. Assessore, nei giorni scorsi il consigliere D'Ambia si è messo in dubbio l'effettiva realizzazione del nuovo ospedale Ruggi. Qual è la situazione? Beh, anche qui mi sembra che si parli senza conoscere effettivamente le attività. La Regione ha avviato già una procedura attraverso la sottoscrizione di un protocollo d'intesa, perché ci sono le risorse disponibili per la realizzazione della nuova infrastruttura sanitaria. Siamo in una fase avanzatissima, nei prossimi giorni sarà emanato il bando per la progettazione esecutiva del nuovo ospedale di Salerno. È chiaro, per fare questo c'è bisogno delle risorse, altrimenti i bandi non possono essere emanati. Molto probabilmente anche qui si tratta un po' di fare un po' di polemiche senza conoscere effettivamente qual è il lavoro, le attività e le procedure che fino ad oggi sono state messe in campo sia dall'amministrazione comunale che chiaramente dalla Regione.